Amici del canale, ciao a tutti. Oggi vi mostro un camion del 73 che è abbandonato in questo punto da diversi anni. Non si riesce a capire che camion sia. Alcuni dicono che sia un Lancia con la cabina di un Fiat 110 o 130. Adesso non so bene la differenza tra i due. Comunque parrebbe proprio un telaio di un camion con cabina di un altro camion, due modelli differenti, perché appunto, come ho appena detto, non si riesce a capire che camion sia. È fermo qua da diversi anni, come si può vedere la vegetazione ora che è estate lo sta ricoprendo. Ve lo mostro più da vicino, alla guida destra. Se qualcuno riesce a identificare il modello, me lo scriva nei commenti. Io leggo e rispondo a tutti. Guardatelo qua. Sarebbe, a quanto vedo, una bisarca. Una mini bisarca. È triste vederlo in queste condizioni. Comunque, pur non sapendo di che modello di camion si tratta, è sempre un mezzo d'epoca da filmare e rendergli onore, giustamente. Dopo anni di onorato servizio, è fermo qua, in attesa di chissà quale destino, se verrà restaurato, anche se la vedo non dura, ma quasi impossibile. Dato che è qui da tantissimo tempo e nessuno penso si sia preoccupato di salvarlo più che fargli due foto. Come dicevo, è del 73, quindi se qualcuno fosse interessato magari può contattare il proprietario per vedere di trovare una soluzione e magari salvarlo. È da diverso tempo che lo vedo qua, ma solo oggi sono riuscito a fare questo piccolo video, come dicevo appunto, per rendergli onore. È praticamente estate, le piante avanzano e avanza anche lo stato di decomposizione del camion. Purtroppo si vede un po' di ruggine sul pianale, la cabina ancora no, perché è stata certamente riverniciata. Come si può vedere, anche la gomma un po' sporca di vernice. Questo vuol dire che è stato riverniciato da montato. Sicuramente il cerchio l'hanno verniciato senza smontare la gomma. Comunque, sempre un bellissimo camion che mi affascina molto. Io con questo vi saluto. Il mezzo ve l'ho fatto vedere in generale. Spero vi sia piaciuto e spero anche di trovarne molti in estate. Quando andrò in vacanza spero di portarvi tanti contenuti nuovi. Con questo vi ringrazio. Qualora non foste iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi va, lasciate un commento e attivate la campanella per seguire i miei prossimi video. Con questo vi saluto, ciao a tutti.